Hanno lavorato per settimane e alla fine hanno prodotto spot e articoli di giornale dedicati alla lotta all'AIDS. Sono gli oltre 90 studenti di 4 scuole della provincia di Lucca che hanno partecipato al progetto concorso Ultima Ora, promosso dal CEI Scuola in collaborazione con le due ASL lucchesi, la provincia, i comuni di Lucca e Capannori, il CNV, la LAIZ, l'NPV Toscana e l'associazione di Testa Mia. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Palazzo Ducale in occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Protagonisti sono stati gli studenti di Lipia Giorgi ed Elisa Passaglia di Lucca, del liceo scientifico Galilei di Castelnuovo Garfagnana e del liceo scientifico e tecnologico Galilei di Viareggio. Tantissimi premi speciali e le menzioni per questi ragazzi che hanno lavorato sodo e con allegria per produrre video e articoli di pregevole fattura. Il primo premio assoluto nella categoria scrittura è andato alla quarta S del Galilei di Viareggio con l'articolo dal titolo La parte amara dello zucchero. Mentre nella categoria audiovisivi il primo posto se lo sono guadagnato le ragazze della terza CS, sempre del Galilei di Viareggio, con lo spot Siamo tutti uguali. Per contrastare l'AIDS, che è una malattia di cui purtroppo si parla troppo poco, è necessario fare prevenzioni e quindi rendere i ragazzi protagonisti per sviluppare dei contenuti e quindi per aumentare il livello di informazione e di sensibilizzazione nella popolazione. L'intera cerimonia di premiazione è stata ripresa dalle telecamere di Noi TV e sarà trasmessa sulla nostra emittente mercoledì sera alle ore 21.